sport. Gentili amici, buonasera da Antonio D'Arco, qui in diretta dalla redazione di Salerno. Tutto Granata parte questa sera con mezz'ora di ritardo dovuto ad un impegno di Luca Esposito, perché fra poco ci darà anche spiegazioni su altre su quale partita hai assistito. Scusa Luca. Picerno Taranto, Picerno col pareggio è in Serie C, pareggio storico, voglio dire, storico in Serie C, e quindi prima volta per questa piccola realtà del Potentino che praticamente è andato proprio nei professionisti, quindi... Allora, questa sera è già iniziato a festeggiare, poi sabato ci sarà io. Sabato ci sarà la US Open, ci sarà, che andiamo a festeggiare. Stava appunto dicendo. No, stavi dicendo, scusa. Con quell'entusiasmo che mi aspettavo. Cioè, perché? Hanno il fisco dell'Aivi, è come se avessero fatto la salvezza, voglio dire. Non è che hanno. Non ho visto fuochi sparare, sai, i tifosi qua in mezzo alla strada, sciarpe, bandiere, clacson. Sembrava una partita di fine campionato. Normale. Sono rimasto un po' sorpreso. Sei deluso? Molto deluso, perché io volevo andare a brindare, avevo detto stamattina, invece non ho brindato niente, ho visto solamente la partita. Uno 0-0 un po'. È successo un po' di cose brutte, tra l'altro a fine primo tempo alcuni calciatori del Taranto, penso che il Taranto farà sicuramente reclamo, perché alcuni giocatori sono stati aggrediti dagli steward e uno dei tre addirittura è andato all'ospedale, quindi addirittura l'attaccante, infatti sono scesi senza tre giocatori nel secondo tempo, quindi si è ritardato di 20 minuti la gara, quindi la partita falsata. Anche se un po' di serenità l'intero ambiente, la squadra, tutta la tifoseria Granata, anche se i Granata rimangono comunque i tifosi ancora, sai, divisi, no? Se alcuni sono entrati, abbiamo visto, hanno accolto l'invito della società e quindi sono entrati allo stadio, quindi altri invece hanno deciso di manifestare la loro, diciamo, non disapprovazione, va bene così, la loro rabbia fuori dallo stadio, chiaramente legittimo, chiaramente ognuno poi è libero di scegliere di fare quello che vuole nella vita, è questa. Però ripeto, è stata una bella partita, una reazione positiva, squadra che Maurizio è stato nervoso solamente nei primi 45 minuti di gioco, pensavo che avessero cambiato le magliette, ho detto ma chi è che sta giocando, perché veramente ha fatto una grande partita, poi l'ingresso di Rosino, ha fatto il resto. Allora, inizia perché Facebook come da zona, sì. La rotellina. Andiamo con la rotellina. Ricordiamo i nostri amici che ci possono anche mandare messaggi su WhatsApp al 392 06 18 845, che è il numero di Radio MPA di Salerno. Ripeto, 392 06 18 845. Non va la musica, Luca, sei tu con me. Che ci mandi la musica. Vedere se mi facevo invece, noi ho fatto. Io so che registrino tu e poi la sera ti devi rivedere, perché giustamente poi devi vedere un po' che cosa abbiamo detto. Allora Maurizio, allora cominciamo a salutare gli amici che stanno già scrivendo. Raffaele Sanno, che ha subito un grave lutto, rinnoviamo le condoglianze a Raffaele, che ci saluta. GG Pallotta, che dice: ma parliamo della Salernitana, come vedete la possibilità del cambio modulo a Brescia, cosa ha per Ticone? Poi ci fa la domanda cosa ha per Ticone, poi dopo risponderemo. Alessandro Cerra, buonasera a tutti voi, vi faccio i miei auguri, buona Pasqua, ricambiamo a noi anche a tutti i tifosi di Granata. C'è pure l'editore, Gerardo Caputo, attenzione che c'è anche Gerardo Caputo, no, che ci sta guardando dall'altra parte. C'è Gerardo che ci sta guardando. Siamo sotto esame questa sera. Lo salutiamo. Allora, stavo dicendo, Maurizio, continua un attimino sui messaggi. Sui messaggi. Poi c'è anche Andrea Parrella, sempre da Cremona, che ci saluta. E ha già delle domande per i nostri ospiti telefonici. Il buon Andrea ci sta guardando anche in ma Andrea, ma non ti scocci guardarci sempre? Lui è uno dei nostri più grandi ascoltatori. Ci fa piacere, chiaro, ci fa piacere. Quindi
Senti, mi dicevi, ho letto i messaggi, mi avevi fatto una domanda, forse mi sfugge. No, io ti parlavo della tranquillità che c'è stata nel secondo tempo. Parliamo un attimino della partita contro il Cittadella, una Salernitana che ha avuto sicuramente due volti. Il primo nel primo tempo sicuramente è stata una bruttissima Salernitana, poi nel secondo tempo Djuric ci ha tirato fuori da una situazione. Sei d'accordo, Maurizio, a dire questo? È stato tutta una squadra, secondo il tuo avviso? Allora, è stato tutta la squadra, vabbè, lì ci sono stati degli errori innanzitutto da parte di Gregucci nell'impostazione della partita nel primo tempo. Quindi poi è chiaro che togliere Anderson e mettere Rosina, insomma, è chiaro che ha dato una svolta tattica alla partita, però non è solo quello, è chiaro che è nello spogliatoio è successo qualcosa a livello di... I ragazzi saranno guardati in faccia, dice stiamo facendo una figuraccia, insomma bisogna tirar fuori un po' di orgoglio. Secondo me è stato, al di là del discorso tattico, è stato anche un fatto di orgoglio. Poi abbiamo Djuric in stato di grazia, bisogna dire, perché il calciatore è uscito fuori. Abbiamo criticato tanto, ma dobbiamo elogiare. Ha dimostrato il suo valore, certo, diciamo, anche se non è mai stato un goleador. Fai 4-5 gol, stai nel pieno, come si dice. Una tripletta per lui non è cosa. Sta nel pieno, non voglio fare nessuna polemica. Sta nel suo, voglio dire, massimo 4-5 a stagione, quindi sta nel suo. Anche se ancora devi finire il campionato, tutto può succedere. Sì, sì, se continua così, magari potrà essere ancora utile. E quindi, vedete, adesso si va. Si va a Brescia, è partita dura. No, io vi ascolto. Sta fregando fra gli uni. No, la Pasqua è risuscitata anche di 11. Siamo. Però devo dire la verità, al di là del fatto che è vero che fa pochi gol, però ha fatto anche dei bei gol, cioè il secondo gol che lui ha fatto col Cittadella, ha fatto un gesto tecnico incredibile, quindi evidentemente insomma fra poco ascolteremo lo Tito che dirà che l'attaccante per l'anno prossimo lo abbiamo già. Guarda, io ti dico una cosa, Ferrego. Djuric, chi è venuto qui a Salerno e ha parlato di questo calciatore, quando noi lo abbiamo parlato tutti quanti bene, non è un calciatore questo sicuramente da non sottovalutare per l'impostazione dell'anno prossimo, anche perché lui è stato molto, scusa se ti interrompo, ma lui è stato molto bravo a non scoraggiarsi, perché lui ha ricevuto critiche severe. Non so quante volte Luca l'ha attaccato, dobbiamo dirlo questo, perché è servito e stare dietro un calciatore bisogna anche dietro una pressione aiutarlo a migliorare. Mi sembra che Djuric poi alla fine abbia dato quello che un po' la gente si aspettava. Sicuramente, ripeto, non si è scoraggiato di fronte alle critiche ricevute, si è rimboccato le maniche e è venuto anche il suo momento. D'altronde lui stesso, in un'intervista che ha rilasciato a Telecolore, ha detto che non fa caso alle critiche, ai mugugni della gente, perché comunque lui è abituato a giocare in grandi piazze anche con 25-30 mila spettatori. Senti, ci hanno scritto tantissime persone, perché voi seguono anche Ferraiolo per i suoi articoli sul sito, ma è vero che Fabiani va alla regia? Scusa se vi interrompo, c'è un attimo l'ex calciatore della Salernitana, Simone Pasa, buonasera. Daniele Pasa, ho sbagliato a segnale. Daniele, salve, buonasera. Salve, buonasera. Allora, inizio subito io, la domanda è questa, non so se lei sta seguendo, anche perché c'è il figlio che gioca comunque in Serie B, col Cittadella, se sta seguendo un po' la Salernitana, quindi... Che idee si è fatta di questa squadra e se, secondo lei, la rosa che ha, l'organico che ha questa squadra, poteva fare qualcosa in più della salvezza comunque? Sì, io penso di sì. Avevo sentito, credo, un tuo collega, un paio di tuoi colleghi a inizio campionato e mi dava l'idea che quest'anno per la Salernitana veramente potesse essere, non dico da promozione diretta, però quantomeno una squadra che con potenzialità di entrare ai playoff. E non è successo, non credo ci sia spazio in questo momento qui per rientrare, anche perché c'è qualche punto di distacco. E mi dispiace perché veramente io Salerno ci ho lasciato il cuore e mi auguro che magari possa essere l'anno prossimo quello buono. Senta, l'ho chiamato Simone chiaramente è suo figlio che gioca al Cittadella, quindi voglio dire, io la gaffa. Adesso le passo un attimo il collega di Granata 100, Maurizio Grillo. Prego, buonasera, Maurizio. Buonasera Pasa, parlando di Brescia Salernitana, ne parlavo col collega Luca, qua ha detto qui mi sono a chiamare Daniele Pasa.
casa, perché, e perché ricordo la vittoria del 2-1, io ho qualche annetto, non sono giovanissimo, ricordo il 2-1 a Brescia con una doppietta, con la sua doppietta, insomma, se la ricorda? Sì, sì, me la ricordo bene, tra l'altro io ho lasciato a Salerno anche un po' di amici, qualche volta mi arriva qualche foto dei tempi, qualche video. E me la ricordo bene quella vittoria lì, è stata subito dopo la promozione e abbiamo esordito fuori casa a Brescia con una bella vittoria, tra l'altro con due gol miei, ed è una partita che mi è rimasta impressa. Sì, ricordo che segnò Ganz, se non sbaglio, per il Brescia. In Ganz, sì, esattamente, sì, il... poi feci doppietta io, credo uno su punizione e uno su una bella palla di Gasperini, se non erro. Sì, io ricordo, insomma, ripeto, ricordo molto bene, perché insomma, quando penso a questi momenti, insomma sono bei momenti, bei ricordi, insomma, anche per quanto mi riguarda. Li ricordo molto volentieri anch'io. Per quanto riguarda invece il coro, se lo ricorda il coro che fece il pubblico di Salerno con lei? Sì, sì, me lo ricordo, sai chi è. Paragonato al Pelé, al famoso Pelé, insomma, praticamente. Sì, sì, quindi, sì, sì, sì. Quindi lei ha lasciato... Quella lì per me è stato un anno molto importante nella mia carriera, anche se poi purtroppo è finito male con la retrocessione allo spareggio di Pescara contro il Cosenza, dove... ci ha fatto gol il povero Gigi Marulla nel tempo supplementare. Cosa posso dire? Cose che ho già detto, Salerno veramente mi è rimasta nel cuore, sia come città che come tipo di vita che ho avuto io con un sacco di amici al di fuori del calcio, ma soprattutto per i tifosi. Io lì sono stato accolto benissimo e tutto il periodo vissuto a Salerno è stato un grande periodo per me, sia come giocatore che come persona. Quindi Salerno è una piazza particolare, una piazza che sa esaltare i suoi calciatori, però a volte anche severa con altri calciatori. Salerno è una piazza esigente perché c'è tradizione, ci sono tanti anni di calcio, soprattutto c'è un pubblico fuori categoria e non ci sono tante squadre in Italia che hanno un pubblico come quello di Salerno. Tanti ragazzi legati veramente alla maglia ed è giusto che chi prende la società abbia in cuore questa cosa qua, nel senso di far tutto il possibile per riportare Salerno anche in Serie A. Bene, abbiamo Maurizio. La ringrazio, le passo il collega, sì. Ferraiuolo. Salve, buonasera. Grazie. Buonasera, le volevo chiedere proprio su questo argomento del pubblico. Suo figlio gioca a Cittadella, che è una piazza con 1500-2000 persone, e si dice che paradossalmente a volte un ambiente come quello può essere più un vantaggio rispetto ai 20.000 della Righi. Lei è d'accordo? Ma dipende, come sempre, è logico che i risultati portano risultati, nel senso che se in un ambiente come quello di Salerno le cose iniziano a girare bene, la gente ti trascina, logicamente quando le cose non vanno tanto bene senti la pressione del pubblico, eventualmente anche della società, e le cose non vanno, quando non vanno come si vuole, no? Signor Pasa, chiedo scusa. È molto diverso giocare a Cittadella che giocare a Salerno. Signor Pasa, c'è più aspettativa. Senta, signor Pasa, chiedo scusa se intervengo. Lei ha parlato di pressioni, no? Molti, chiaramente per le pressioni bisogna avere anche comunque una personalità. Il giocatore deve avere la personalità per resistere a queste pressioni dei tifosi, perché molti... Sì. Ho capito benissimo la domanda, e chi toglie le pressioni? Allora, toglie le pressioni ai giocatori una società forte e i giocatori di personalità. Ci sono giocatori che possono giocare a San Siro, possono giocare a Salerno, possono giocare a Roma in stadi importanti e non sentono la pressione. Ci sono altri giocatori, altri tipi di giocatori che sentono di più la pressione, e lì ci vuole un allenatore forte da questo punto di vista e una società forte se crede nel giocatore che ha preso, altrimenti non si va da nessuna parte. Perché ci sono... Ma questa è solo una mia idea. Le facevo questa domanda perché alcuni giocatori che erano contestati o quindi non riuscivano a controllare un po', no? Questa pressione, a gestire la pressione dei tifosi, dicevano che non rendevano perché c'era questa pressione del tifoso che incideva sulla loro prestazione.
Sì, sì, da un certo punto di vista può essere anche vero, però bisogna ammettere anche il rovescio della medaglia, che giocare davanti a 20.000 persone, indossare la maglia della Salernitana, questa pressione qui, a un certo punto, se sei un giocatore di categoria che hai della qualità, devi trovare il modo di buttarla via. Non puoi sempre aspettare l'aiuto dell'allenatore. Sei pagato per giocare anche con la pressione nel miglior modo possibile. Perfetto. C'è una domanda rapida da parte di un nostro ascoltatore. Dice: sì. Quanto ha influito un allenatore come Venturato sulla crescita di Simone negli ultimi 3 anni? Ha influito non solo nella crescita di Simone, ma nella crescita anche del Cittadella. Bisogna ricordare che Cittadella fa 25.000 abitanti, 27.000 abitanti, è una realtà piccola, però ha sempre avuto dentro la società gente molto competente di calcio, dal direttore sportivo Marchetti, ha avuto un presidente storico, Angelo Gabrielli, che sa come si gestisce sia un'azienda sia una società di calcio, e questo sì, ha fatto sì che il Cittadella ci sia fatto 10-12 anni di Serie B quasi filati, nonostante un paesino di 25-30.000 abitanti, non di più. Quindi le persone tante volte fanno la differenza. Quindi allora, signor Pisa, No, dicevo, arrivano messaggi da parte degli ascoltatori, passa sempre nei nostri cuori Alessandro Cerra, quindi qualcuno ricorda. Ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti. Signor Pasa, vedremo allora un Pasa bis qua, è possibile a Salerno, visto che suo figlio gioca in Serie B? Io me lo auguro, io sarei felicissimo, così almeno lo vengo a trovare e mi passo 3 mesi filati a Salerno di nuovo. Vai, speriamo che Simone magari nel Pasa, percorso... Pasa, buonasera, sono Antonio D'Arco di Radio MPA, volevo farle questa domanda. Come vede la sua Lotito qui a Salerno, la società che ha fatto Fabiani come direttore sportivo? Volevo una sua considerazione. Non è facile gestire Salerno da fuori. Logicamente Lotito è un imprenditore importante del calcio italiano, un imprenditore che ha portato la Lazio a un certo livello. Sì, l'abbiamo perso forse? No. C'è una chiamata di... Pronto? Troppe persone ti chiamano. Sir Pasa? No, è caduta la linea. Allora, se lo richiamiamo un attimino, giusto per salutare anche Pasa in trasmissione, devi dire ai tuoi amici che quando siamo in trasmissione nessuno deve chiamarti. No, a lui hanno chiamato. Lui hanno chiamato. Io credevo che fosse ancora, lei. È ancora in linea. Mister? No. Sir Pasa? È caduta la linea. Allora continuiamo, anche perché è importante sentire chi ha giocato nella Salernitana, che può darci un input in più. Luca, sì sicuramente è un giocatore che, ripeto, ha conosciuto la Salernitana, Salerno, negli anni 90, quando c'era davvero la fusione, no che non ci sia adesso, però forse abbiamo in linea, sì, è caduta la linea un attimo. Perfetto, mi dispiace. Allora vai Antonio, sta facendo domanda al collega Antonio D'Arco. Niente, stavamo parlando della sua considerazione sul Lotito, sulla società di Lotito qui a Salerno. Sì, dicevo questo, forse non mi avete sentito, che Lotito nel calcio italiano è una persona che ha fatto dei risultati portando la Lazio a un certo livello. Io credo lui abbia potenzialità di fare la stessa cosa con la Salernitana. Logicamente da fuori molto probabilmente lui sta spendendo molto di più denari ed energie nella Lazio, ma lui si deve rendere conto che non è che ha preso una società di terza categoria, ha preso la Salernitana con un trascorso, con quel tipo di città e con quel tipo di tifosi. Quindi mi auguro che negli anni a venire veramente Lotito possa investire di più nella Salernitana per portarla più in alto possibile. 19 giugno c'è la festa del centenario della Salernitana, sarà presente qui a Salerno, Pasa? Mi auguro di sì, voglio venire giù a salutare un po' di amici e farò di tutto per esserci. L'aspettiamo, intanto buona Pasqua, grazie mille. Grazie, auguroni e buona Pasqua. Saluti a tutti. Grazie. Salve.
E allora abbiamo sentito il grande nostro giocatore, non grande, so se grande uomo, lo, grande giocatore. Chi lo ricorda veramente quando toccava il pallone? Maurizio vive di ricordi, dimmi adesso chi vabbè, è il grande calciatore Maurizio, perché qui si vive di ricordi a Salerno. No, e le punizioni di Pasa, chi è che le dimentica, dai? Tu pure le ricordi, insomma. Gaetano forse no. No, Gaetano è arrivato dopo. Gaetano, scusa, ti stavo facendo un attimino prima una domanda, perché ho letto un articolo sul tuo giornale che Fabiani praticamente va alla regina, ma è vero questo? Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare, la notizia è di Luca, se no poi... Ah, questo non lo sapevo. No, su Salernitana. Poi guarda, se l'ha detto Luca è vero. Io ti posso dare una mia opinione, secondo me Fabiani resterà a Salerno ancora molto a lungo, che insomma speri la piazza. Io penso che ha torto ragione Fabiani, resterà, a volte vengono veicolate un po' queste notizie, forse non lo so, anche per giochi di contratto, però io penso che Fabiani resterà a Salerno perché la società non trova un altro Fabiani che fa al caso loro per quello che loro hanno bisogno. E c'è Bianchi? Appunto, è meglio che resta Fabiani. E allora, no, ho fatto questa domanda perché Allegri è stato riconfermato, quindi... Però non credo che Fabiani abbia bisogno di fare questi giochetti per allungare il contratto. No, non ci credo. No. Chiaramente è una... Allora, è tutto un fatto logico, siccome è andato Gianni a fare direttore generale della regina, Gianni è stato a San Benedetto, quindi che conosce bene Fabiani, chiaramente si pensa che Gianni possa, anzi ha avuto un contatto vi posso anche dire, nel caso in cui dovesse Fabiani essere nuovo direttore sportivo degli Amaranto il prossimo anno, ci sarebbe anche Ezio Capuano, allenatore che sta facendo un miracolo con Rieti, tra l'altro, quindi i complimenti anche al mister. E come mai poi non l'ho portato a Salerno, Ezzolino? Lo porta lì. Capuano devi chiedere a Fraioli, voglio dire. Devi chiedere a Gaetano, Fabiani... che più è addentrato di me, per quale motivo non è venuto Gaetano, per quale motivo non è venuto Ezzolino? Secondo me per il carattere che ha Capuano con Lotito e Mezzaroma, insomma, pensa che sarebbe durato un paio di allenamenti. Perché è un buon allenatore, non si discute come allenatore, però è un po' spumantino, no? Come personaggio lo conosciamo. Ma tu pensi che Lotito, ecco, volevo una vostra considerazione, lo dito confermi, lo va a confermare Fabiani oppure no? Secondo te, secondo quello che ha fatto quest'anno, mi riferisco alla campagna di gennaio. L'ha detto, attenzione, lo dito in un'intervista che lasciò non so dove, disse Fabiani è vero, verrà riconfermata anche il prossimo anno. Non è mai stato in discussione. Non è stato mai in discussione e disse che chi sbaglia, chiaramente tutti possiamo sbagliare, io da buon pater familias, tra virgolette, devo comunque difendere, nonostante l'operato dei miei subalterni, i miei comunque dipendenti, quindi chiaramente ha fatto capire, ha fatto intendere che Fabiani non si tocca, poi... Cioè, se Fabiani andrà via è perché lo decide lui, perché dipendesse da Lotito e Mezzaroma lo terrebbero a vita. Ma a voi non sembra che Lotito dica una cosa e Mezzaroma ne dica un'altra? A me no, anche semplicemente che sono stato con gli allenatori, non ha dato mai questa impressione. A volte secondo me è anche concordato, uno dice una cosa, uno dice un'altra per cercare di avere un raggio un po' più ampio sull'argomento, quindi scherzi a parte, insomma. Maurizio, leggici due messaggi perché vedo che stanno arrivando su Facebook. Io ne ho perso qualcuno per strada. No, voglio ricordare anche il numero che è 392-06-1885, se volete su WhatsApp potete lo stesso inviarci le vostre domande, le vostre considerazioni. Gira l'argomento, no? Parlavamo di Djuric, del risveglio di Djuric, gira l'argomento che dice insomma Djuric si è risvegliato perché ha anche un calciatore come Rosina alle spalle e quindi Rosina sottolinea, GG Pallotto e Alessandro Cero sottolineano che è un calciatore che deve giocare sempre, no? Sì. Una domanda, cioè loro sostengono questo, io penso che chi deve giocare sempre, non ho capito. Rosina deve giocare. Rosina non ha i 90 minuti, sai perché? Rosina fa bene quando entra in corso d'opera, ok? Perché gli altri sono stanchi. Perché lui ha tecnica, però farlo giocare da primo minuto, ha sempre, quando ha giocato da primo minuto, se non erro, se la memoria non mi inganna, ha sempre deluso. Quindi secondo me fa bene Gregucci a farlo entrare durante la gara, perché fa differenza, perché chiaramente avendo più fiato ha più energia, ha più ossigeno, quindi ha più idea, è più bravo nel fraseggio. Però Luca, ti posso fare una domanda? Sì. Allora, io sono d'accordo con te sul fatto che Rosina probabilmente non ha i 90 minuti, però quando un allenatore ha a disposizione Mazzarani, Andre Anderson, Orlando e Rosina, quindi 4 trequartisti, e preferisce giocare con Diavan Anderson, che è un terzino destro, capito, come trequartista, è giusto, tu rompi lo spogliatoio e dimostri di essere in confusione, perché tu hai 4 alternative, non solo Rosin, e adatti un terzino destro che sta giocando malissimo. Però io voglio dirti, Gaetano, noi non conosciamo
purtroppo non guardiamo gli allenamenti noi, quindi non sappiamo cosa succede in settimana. Non credo che Gregucci sia pazzo, a disposizione dei trequartisti e preferisce giocare con giocatore fuori ruolo, quindi non ci credo. Chiaramente avrà le sue ragioni. Però sai, tu per la missione di Lotito, stiamo pensando all'anno prossimo, diamo Van Anderson e della Lazio, facciamo giocare Orlando, che è un ragazzo nostro che ha 3 anni di contratto, a Vicenza. Van Anderson non lo farei proprio giocare più. Infatti, insomma, quindi su questo Colantuono, diciamo la verità, aveva ragione. Ma già Anderson parlava molto bene con Colantuono. Quando io gli feci la domanda, ecco, cosa l'avremo anche poi in collegamento telefonico, Pucino disse: sì, tutto il rispetto di Pucino, Colantuono, noi abbiamo già Van Anderson. Però non lo faceva giocare. Comunque ne parlava bene, quindi non lo so per quale motivo poi. Andrea dice sostiene quello che dici tu, perché dice Rosina 40 minuti alla grande e vinci le partite, insomma, cioè deve giocare poco, secondo me deve giocare giustamente come dice Luca, secondo me, quando gli avversari sono... Allora, Rosina gioca poco, Calaiolo gioca poco. C'è qualcun altro che gioca poco, Bernardini non si è visto proprio. Dici, dal primo minuto di Gennaro non si è proprio presentato sul terreno di gioco. Ci sono le alternative, dai, ci sono. È vero che sono calciatori importanti, Calaiolo. No, ma noi non parliamo di alternative. E devono entrare magari... Parliamo anche poi, se dobbiamo parlare di Gregucci, di dargli una struttura di una squadra, perché se uno gioca 40 minuti, un altro ne gioca 20, un altro ne gioca 15, un altro non si presenta direttamente, poi alla fine ecco i risultati che vengono, che sono i risultati di una squadra che non riesce ad avere continuità sul campionato in corso. Abbiamo l'altro ospite in radio, allora Raffaele Pucini, il difensore della Salernitana. Buonasera Raffaele. Buonasera a lei. Allora Raffaele, io sono Luca Esposito, passo la palla ai miei colleghi Maurizio Grillo e Gaetano Ferraioli. Allora Maurizio, vai, prima domanda. Raffaele, sei diventato tu il leader di questa squadra? Ma forse un po' esagerato dire così, sicuramente essendoci qui comunque già dall'anno scorso, in un momento un po' di difficoltà, comunque maggiori responsabilità, e grazie all'aiuto dei miei compagni comunque diciamo sentendo maggiori responsabilità ho tirato fuori un po' di carattere in più, quello che serviva. Eppure sei rimasto fuori per la prima parte di campionato, ti riesci a spiegare il perché? Ma sinceramente è passato, comunque con la vecchia gestione faceva delle scelte diverse dall'allenatore, in un momento un po' di nervosismo ho detto anche cose che casomai ho un po' sbagliato a tirar fuori, perché comunque era sbagliato sia il momento, era sbagliato il modo, quindi in un certo senso chiedo anche scusa a Colantuono anche perché poi è stata interpretata male anche da altre persone questa mia affermazione, che disse che comunque il carattere dell'allenatore in quel momento non ci aiutava, quindi magari in un momento così particolare ho sbagliato a tirarlo fuori, quindi per questo faccio un passo indietro. Sicuramente era dettato anche dal fatto, da un po' di nervosismo dovuto al fatto che non giocassi, però ci sta, faceva delle scelte diverse, quindi uno bisogna sempre rispettarle. Tutto in buona fede, aggiungo io, perché se tu l'hai fatto per il bene della squadra, per il bene della Salernitana, forse a volte sei andato un po' oltre. Però io non mi chiedo, scusa Maurizio se intervengo, io non riesco ancora a capire una cosa, come mai Pucino lo scorso anno era titolare fisso con Colantuono, lo stesso Colantuono, poi quest'anno invece l'ha accantonato, te lo sei spiegato per quale motivo Raffaele, il mister poi non ti ha preferito, per quale motivo poi ti ha messo da parte? Ma sinceramente io non lo so, anche a me mi ha meravigliato questa cosa, sicuramente come ho detto prima faceva delle scelte diverse, perché evidentemente reputava che quella era la scelta giusta. Perfetto, no? Sicuramente dopo il rinnovo contrattuale non mi aspettavo un trattamento del genere, però ripeto, è stato anche il mio sfogo, è stato fatto tutto in buona fede, non per destabilizzare l'ambiente, anche perché ripeto, è stata anche un po' interpretata male quelle mie dichiarazioni, e questo mi dispiace, perché poi ripeto, credo che nessuno nel nostro gruppo e nella nostra squadra ha le potenzialità per mandare via un allenatore, ed è stata interpretata anche male in quel periodo, come se parte dello spogliatoio volesse far fuori il mister, cosa assolutamente che smentisco proprio, perché nessuno, ripeto, sia come persona che come giocatore ha il potere di poter fare una roba del genere.
e sicuramente la società non avrebbe permesso una cosa che è stata tirata fuori in questa maniera. Arrivano anche domande da parte dei nostri ascoltatori, infatti ti chiedono, ecco, in particolare, che cosa è mancato a questa squadra per fare un campionato di vertice? Ma cosa è mancato? Sicuramente abbiamo delle responsabilità noi come giocatori, come la società si è assunta le proprie, anche se mi sento in parte di trasferire più a noi queste colpe, perché comunque in campo ci vanno i giocatori, sicuramente noi potevamo fare qualcosa in più. Lo sappiamo perché, però quello che posso garantire è che comunque l'impegno e la voglia non è mai mancata. Poi ovviamente alcune prestazioni davano a vedere anche mancanza di determinazione, di voglia, però vi posso garantire, vivendola da dentro tutto l'anno, vi posso garantire che non è stato affatto così. Ci spieghi cosa è successo nell'intervallo della gara Salernitana-Cittadella? Come mai la Salernitana nel secondo tempo ha cambiato volto? Ma come è cambiato? Ci siamo guardati negli occhi, sicuramente sul 2-1, sul gol del 2-1 loro ci siamo visti cadere il mondo addosso. Io soprattutto, visto che ci tengo parecchio come gran parte dei miei, anzi come tutti i miei compagni, sicuramente sapevamo quanto fosse stata importante anche la partita. Sicuramente siamo entrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che comunque dovevamo provare a dare per 50 minuti tutto quello che avevamo dentro. Credo che il secondo tempo poi ha dimostrato il valore reale di questa squadra, il potenziale che questa squadra ha, che purtroppo per gran parte del campionato non è riuscita a metterlo in mostra, e questo è un grande rammarico. Certo, sì. Adesso ti passiamo giusto adesso al famelico Gaetano Ferraiolo. Allora, vai Gaetano. Ciao Raffaele, allora due cose. La prima, a me dispiace che un ragazzo così attaccato alla maglia come te non abbia mai visto in due anni la Rechi pieno, perché in realtà questa fuga dalla Rechi è iniziata già l'anno scorso. Quanto vi sta mancando, e quando lo Tito dice che le vittorie dipendono per una buona percentuale dal pubblico, esagera un po' o effettivamente a Salerno è così? Ma allora io ti dico la verità, sicuramente non vedere la Rechi vuota in due anni, lo dico con molta sincerità, è una cosa che mi è rimasta in gola, perché io feci una semifinale playoff in Serie C con l'Alessandria alla Rechi e c'era lo stadio praticamente pieno, e da quel momento per tanti anni ho avuto la voglia di venire a giocare a Salerno, e mi dispiace in questi due anni purtroppo, vista comunque l'alternanza dei risultati e tutto, non siamo mai riusciti a far riempire lo stadio, e questa è una cosa che mi dispiace molto. E lo Tito dice che è vero, che probabilmente soprattutto qui a Salerno i tifosi veramente potrebbero essere non il dodicesimo, ma anche il tredicesimo e il quattordicesimo in campo, perché credo che è una tifoseria che fa invidia anche a parecchie squadre di Serie A. E credo che io personalmente sono dispiaciuto, perché probabilmente la situazione è questa, ci siamo di mezzo anche noi, non solo la società, quindi mi dispiace per questo. E poi ti volevo chiedere, tu quando sei arrivato eri il terzino destro della Salernitana, però tu secondo me quando giochi centrale nella difesa a 3 dai il meglio, soprattutto l'anno scorso quando si fecero male tutti, ricordo che la tua presenza lì dietro con Mantovani fece la differenza, quindi ti volevo chiedere come ti trovi in questo ruolo e cosa manca a Mantovani per arrivare in Serie A, perché secondo me è il giovane nel ruolo più forte della categoria. Ma sicuramente come hai detto tu è un ruolo che io mi ci rivedo molto, quello di terzo centrale, anche se la maggior parte della mia carriera l'ho giocata comunque come terzino, però è un ruolo che mi è sempre piaciuto farlo, e grazie di tutto perché alla fine è un ruolo che ho dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno di poterlo fare e di saperlo fare. Per Mantovani, ma io credo che sia solo questione di poco tempo, perché ha tutto per giocare nella massima categoria, sicuramente deve continuare ad avere questa fame, a metterci questa cattiveria quando gioca, perché anche dalla sua parte l'età e sicuramente le qualità non gli mancano, quindi gli auguro il meglio e gli auguro veramente di rimanere sempre sul pezzo, perché se lo merita.
Raffaele, sono di nuovo Maurizio Grillo. Senti, stavo riflettendo, presi singolarmente, come diceva giustamente Gaetano, siete tutti forti lì dietro. Però come mai la Salernitana incassa tutti questi? Mi ha rubato la domanda, la domanda devo fare io. Tu la avresti fatta diversamente perché avresti. Mi ha rubato la domanda, tutti forti, tranne io vengo sempre dopo, guarda. Vai, vai, rispondi. Vai. Io però non ho parlato. Sicuramente, come dicevi tu, è vero, presi ad 1-1 comunque abbiamo individualità forte, purtroppo alcune volte si confonde la difesa con la fase difensiva di una squadra, purtroppo come per far gol agli attaccanti c'è bisogno degli altri giocatori, per far sì che la difesa faccia bella figura e prenda pochi gol deve lavorare dietro. È un rammarico perché tutti quanti sapevamo che questa squadra ha le potenzialità per fare un altro tipo di campionato. E credo che la società a inizio anno ha costruito una squadra importante, poi purtroppo noi in campo non abbiamo dimostrato che valevamo un altro posto in classifica, però cercheremo di finire. Senti, è tempo di confermi, Cucino. Cucino vuole restare qui a Salerno? Non ho capito, mi scusi. C'è il contratto, sì, però essere ceduto. Certo. Ah, Pucino, stavo facendo una domanda. Stavo facendo tempo di riconferme qui a Salerno. Tu riconfermi Salerno? Anche se hai il contratto, come diceva giustamente Luca. Ma io quest'estate ho rinnovato il contratto e ne vado fiero e orgoglioso perché era quello che volevo. La società lo sapeva ed è quello che voglio ancora ora. Perché, ripeto, dopo una stagione del genere c'è ancora più voglia di ripartire e di far parte di una Salernitana che. Di lasciare un bel ricordo alla tua squadra, la società, i tifosi, quindi sicuramente è una cosa che ti responsabilizza e che ti fa dare qualcosa in più, ne sono onesto. Per quanto riguarda, e quindi ne sono fiero ed orgoglioso, per quanto riguarda Mister Chiucci, credo che persone così nel calcio uno fa fatica a trovarle, perché è veramente una bravissima persona. Sicuramente non l'ha aiutato anche a lui la situazione che abbiamo vissuto, ovviamente non è che, ripeto, tutti abbiamo le nostre colpe, le nostre responsabilità, e credo che il mister è una persona talmente intelligente, talmente genuina, lo ripeto, che lo sa benissimo, però ripeto, sicuramente se dovessi in futuro pensare a Chiucci, avrebbe sicuramente dei bei ricordi. Perfetto, Pucino, ci sono tantissime domande, però non le facciamo perché siamo veramente, abbiamo toccato il limite. Noi ti ringraziamo, grazie mille per il tuo intervento. Grazie. Tanti auguri, grazie, buona Pasqua. Auguri. Buona Pasqua. Grazie a voi. Arrivederci. Allora, auguri a Pucino, ma soprattutto auguri anche alla Salernitana. Sono un sacco di cose. Tornando un attimino. Però non abbiamo fatto il debole. È vero. C'erano ancora altre domande. Tantissimi messaggi sono arrivati, però siamo quasi in chiusura. Oggi non abbiamo parlato, oggi siamo costipati perché poi ma è meglio avere quelli. Non abbiamo parlato oggi, sai perché? Hanno parlato i protagonisti, meglio così, non dobbiamo parlare. È quello che noi vogliamo. Questo è un terremoto a fianco a me, stato. Sì, ma siamo costipati. Luca, allargare la strada. Luca, io ti dico una cosa, Maurizio, tu Luca lo vedi poco sul campo. Io lo vedo spesso perché anche io seguo alla Serie C. Sono come un Lergo. Sei sempre lì. Luca Sposa, comunque è importante questa sera, sai perché? Perché attraverso l'intervista che abbiamo fatto a Pucino, almeno abbiamo sentito qualcuno vicino, certo, ai tifosi, qualcuno che ha messo le responsabilità, mentalità che non c'è stata, anche se non sono tanto d'accordo, perché la preparazione è vero sì che contro il Cittadella nel secondo tempo la Salernitana ha giocato, però abbiamo avuto partite in cui i calciatori sono rimasti proprio fermi sul terreno di gioco e poi gli infortuni che ha avuto quest'anno la Salernitana testimoniano un qualcosa. La chiave è tutta lì. Allora, la Salernitana non è che ha espresso un bel gioco, perché la Salernitana non ha mai espresso un bel gioco, solo che a differenza di altre volte abbiamo l'attaccante e l'ha buttato dentro.
quello è il concetto. Si è svegliato Djuric, quello è il concetto. La Salernitana purtroppo sono mancati i gol di Giallo, che aveva promesso 27 gol e anche dello stesso Djuric, e lo stesso Djuric, quello è il concetto. Siamo, abbiamo avuto un attacco asfittico dove non hanno, non sono stati determinati gli attaccanti, al di là della difesa che fino a un certo punto era una delle migliori fino a novembre, dicembre se non erro, del campionato. Poi anche lì chiaramente quando perdi la fiducia, inizi a perdere partite, viene lo sconforto e gli attaccanti non segnano, centrocampista di qualità non c'è, perché in questa squadra non c'è mai stato il centrocampista di qualità, e quindi quando non vengono questi fattori, perché la squadra, come ha detto prima Maurizio e Gaetano, presi singolarmente, cioè una squadra abbastanza, voglio dire, poteva secondo me ambire a qualcosa in più, ma questo lo stiamo dicendo dall'inizio del campionato, ma è così, ma lo confermo, poteva fare qualcosa in più, poteva arrivare a qualcosa, poteva, perché non credo che guardando le rose del Cittadella, rose del Cittadella e della Salernitana, secondo me la Salernitana ha qualcosa in più. No, ma eravamo tutti quanti d'accordo all'inizio, l'abbiamo detto, ridetto, stradetto, che la Salernitana poteva dare qualcosa di più al campionato, ma sei proprio sicuro Maurizio che la mentalità che non è andata nei calciatori? Noi abbiamo visto anche pochissimo gioco, abbiamo visto una squadra che non ha dato niente. Allora, secondo me un fattore importante, questo l'hanno sottolineato sia Colantuono che Gregucci, a questa squadra manca l'autostima. Tant'è vero che questa squadra quando poi comincia a girare, gioca bene. Perché quando è andato in gol con Djuric, per esempio, contro il Cittadella, ha ritrovato fiducia, forza, e sono uscite anche delle discrete giocate. Giocatori, stessi giocatori che nel primo tempo invece avevano fallito. Quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non va a livello. Cioè, questi calciatori hanno, secondo me, dei problemi. Siamo d'accordissimo su quello che dici. Psicologico. Sì, per psicologico, però non abbiamo visto un gioco che Colantuono ha dato alla squadra, né tantomeno Gregucci ci è riuscito, Maurizio. Questo non volevo dire. Allora, io devo essere sincero, detto Pucino, una bravissima persona, Gregucci, così anche Colantuono per certi versi, ma insomma, diciamo. No, perché diciamo. Come allenatori a Salerno mi non stai hanno anche aiutando. Non dobbiamo, hanno fatto vedere granché. Vuoi vedere come sfonda una porta aperta con Gaetano Ferraiuolo? Nel senso che dobbiamo ringraziare a questo punto anche Colantuono per la posizione di classifica, perché ha fatto più punti di Gregucci, e tu l'hai sottolineato più volte, Gaetano. Noi siamo stati molto critici nei confronti di Colantuono, però i numeri non mentono mai. Insomma, è evidente che probabilmente Colantuono aveva capito determinati limiti e giocava a specchio con l'avversario, sapendo, come diceva Luca, che la difesa era abbastanza granitica. All'inizio Mikai parava tutto, poi Gregucci è stato anche un po' sfortunato, perché per esempio c'è Gege Pallotta che parla di Gennaro, Gregucci non l'ha mai avuto, e questo è il mistero di quest'anno, dove questo ragazzo veramente ha creato una serie di danni alla Salernitana, perché tutto girava intorno a lui, come spesso è capitato in passato. È il classico giocatore, non dico al fine carriera, ma con la testa altrove, che è venuto a fare un anno di vacanza e ha creato danni ad entrambi gli allenatori, no? Sì, magari le ha create involontariamente, certo, vogliamo credere che che le abbia create involontariamente, però comunque, come dici tu giustamente, come un dato oggettivo, come dato oggettivo i problemi li ha creati, perché se tu costruisci una squadra con un faro che è di Gennaro e questo faro ti viene a mancare, tu giochi a fare spedi, quindi giocando a fare spedi insomma non è che vai molto lontano. Poi non avendo Jallov mantenuto le promesse almeno di andare in doppia cifra, eccetera eccetera, Djuric che si è svegliato in ritardo, poi è chiaro, metti tutte queste cose insieme, sì, attenzione, Djuric qualche errore difensivo, perché si è svegliato in ritardo Maurizio, ma la Salernitana ha bisogno di qualcuno lì davanti, non è che Djuric possa risolvere tutti i problemi che ci sono, è chiaro, non era scarso prima probabilmente, ma non è nemmeno un fenomeno ora. Però ecco, capito, quando vengono mancare tutti i fattori, cominciamo a dire che noi abbiamo avuto un Migliorini che è stato superlativo per un certo punto. Mogliorini sta facendo danni anche lui, quindi ci sono una serie di fattori che alla fine li metti insieme e ti dà il risultato che la Salernitana sta lì in classifica. L'unico giocatore che ha avuto una continuità dalla prima all'ultima giornata è stato Di Tacchio. Che bisognerebbe fare una statua a questo ragazzo, perché ma l'abbiamo sempre sottolineato, l'unico giocatore forse proprio insieme a Pucino che ha avuto una continuità, non ha mai tradito le attese, è vero. È un po' come Pjanic, che poi alla fine non ce la fa Pedano, perché ha corso tanto, giusto? Lo possiamo paragonare? Lo possiamo con i dovuti termini, però prego. Io penso anche che Di Tacchio meriterebbe insomma un encomio, perché lui, Mantovani, Pucino sono stati quei tre o quattro che
non sono mai calati. Invece purtroppo abbiamo visto che Mikai, Anderson, Di Gennaro, Yallov, tutti quelli che la società ha preso per fare la differenza, Gigliotti diciamo. Ma l'investimento a 200.000 euro è stato un errore. Non parlare di Gigliotti con Maurizio, perché sennò Maurizio ti morde. Maurizio, no, voglio solo lo stile Maurizio. Non c'è la, non c'è la scritta Grillo. Così, non c'è la scritta Grillo, sennò facevo una striscia la notizia. Ecco, e andavo non via. Non puoi. Allora, tutto il rispetto. Io per carità ho criticato Juric, l'ho criticato in TV, lui mi ha risposto anche male, io gli ho messo anche 8, gli ho messo anche 7, perché io ho messo anche 4. Io ho messo 4, però chiaramente perché siamo professionisti e non ci facciamo pigliare da simpatia e antipatia. Molti pensano che io con Gigliotti ce l'ho perché mi ha antipatico, non è vero, non sono mai uscito con lui, non ho mai litigato, io valuto le prestazioni. Secondo me Gigliotti non è un giocatore che può giocare in questa squadra, ma non c'è nulla sono di offensivo. Perfettamente d'accordo. Nulla, come c'è anche Diavan Anderson, cioè Diavan Anderson mi sembra che quando entra sul terreno di gioco ti fa un piacere e non va bene. Vedi che ti dico, Diavan Anderson è uno di quelli come Stracoscia, Luis Felipe, che andranno nella Lazio, io lo auguro. Andranno nella Lazio oppure alla Spallo, altrove, eccetera, eccetera, e andranno a fare Maurizio, i grandi campionati. Vedi che Anderson, tu sei uno che dai le ultime notizie, mi hai detto le ultime del minuto, è già della Spal. E speriamo, te lo so, ma dicendo. Non serve la nella Lazio, nella Spagna. Non serve la Serena, può andare ovunque. Io spero che lui faccia tanti gol, che vada a giocare in, come dire, vada a giocare in Brasile, a me ci fa piacere il nazionale, tutto quello, però in questo momento non è servita la causa salernitana. Quelle volte che è entrato sul terreno di gioco ha fatto davvero senti io volevo da voi un aiuto, nel senso che i calciatori non lo possono dire se l'allenatore è buono o non è buono, perché poi alla fine creano scompiglio nello spogliatoio. Ma siete tutti e tre d'accordo che quest'anno la conduzione tecnica davvero ha lasciato a desiderare? Era una squadra, ma io ti posso noi usciamo fuori da un campionato dove non abbiamo mai visto una partita con un gioco della squadra. Ma chi è che c'è il gioco in Serie B? Fammi capire. Chi è che c'è il gioco? Brescia? Palermo? Sì, il Palermo fosse già il gioco. Lecce, e Brescia. Perché, attenzione. Cittadella? Sì, ma anche il Foggia, non Foggia. Vabbè, no, ma ragazzi, ma il gioco, sapete che cosa significa? Avere un urino costante tutto l'anno, non a sprazzi. Cioè, se Donnarumma, se il Brescia non ha Donnarumma, voglio dire, come Luca, io ho parlato di una partita dove siamo andati tutti quanti a casa, anche la partita con il Cittadella. Ha segnato Djuric, sì, però non abbiamo visto un gioco di squadra, è stato Djuric che ha trascinato la squadra. Ma questa è una costante a Salerno. Ecco, bravo. ditemi un allenatore dell'era Rotito che ha fatto allora, se voi togliete 24 gol di Donnarumma al Brescia, Brescia sta al primo posto, no, dai. Quello è il concetto. Noi abbiamo avuto, ma tutti rispetto, Perrone, allora, Menichini, la squadra, Bollino, secondo me, la squadra secondo me che gioca a calcio, dai. È il Palermo, Galdinisi, il Palermo, la squadra che gioca a calcio, giocatori come Iaialo, Faletti, Nestorowski, giocatori di come di Moreo, il capitano Moreo, dico bene, cioè voglio dire, sono giocatori importanti, voglio dire, e quindi hanno speso anche i soldini, quindi il fallimento è più del Palermo che non è al primo posto. Ma se ecco al Brescia gli togli 24 gol di Donnarumma, dove stava il Brescia? Purtroppo alla Salernitana. Non vogliamo adesso buttare, vogliamo adesso essere distruttivi. No, si tratta di essere distruttivi. No, oppure con Gregucci, oppure con Colantuono. A me Colantuono non mi piaceva come allenatore perché secondo me non sapeva gestire il gruppo. A meno questo, Gregucci è già più un pater familias. Mi sa più quella cosa, al di là del fatto tecnico può piacere o non può piacere. Però è una persona che è un po' più equilibrata e cerca di voglio dire, di essere più meritocratico rispetto a Gregucci. Ho finito. Vabbè, quello lì fa parte della personalità di un allenatore, ma non sicuramente dal gioco che può esprimere la squadra, perché essere calmi fa arrabbiare a Mimmo Scafuri, che ogni domenica quando andiamo in cronaca mi dice sempre sta sempre Mimmo, seduto. Quando vieni qua, Mimmo, sta sempre seduto, mi dice sta sempre seduto, non si alza, mi sto agitando io, ma lui sta calmo lì in banchina. Ma pure se tu ti agiti in banchina, non significa cambi, voglio dire. Allora c'è Gigi Pallotto che ci smentisce, perché dice c'è Menichini, insomma, a parte qualche partita, insomma, che ha fatto
fatto vedere bel calcio a Salerno. Ma era Serie C, era Serie C. Lui dice in Serie B. Ma in Serie B. Menichini, è quello che è partito. Abbiamo visto anche Pestrin difensore centrale in marcatura su Ceravolo con Menichini. Del resto, se non allena da nessuna parte dopo aver vinto a Salerno, un motivo ci sarà. Cioè, io penso che Menichini sia il più scarso che abbiamo visto. No, no, il più scarso no. Non farti sentire dallo dito, perché stava lì per la richiamata. Il più scarso no, però è vero che a Sprazzi ogni tanto giocava. A Serie C siamo tutti fenomeni, perché poi soprattutto ci sono squadre che giocano con under scarsi, quindi è più facile, ma in Serie B è tutto un altro, anche se il gap è diminuito, non c'è più questo gap notevole tra Serie B e Serie C. Guarda caso, Mancoso non ha mai giocato in Serie C, primo anno in Serie C ha fatto, è andato in doppia cifra, voglio dire, Mancoso del Lecce. Quindi la Mantia, lo stesso la Mantia, giocando sempre in Serie C, sono un paio d'anni che sta giocando in Serie B, sta facendo bene. Quindi diciamo che la Serie B non è più la Serie B una volta. Ha anche detto che se non falliva il Lanciano, Menichini era il retrocesso quell'anno. Bravo, tra l'altro. Con Coda, Donnarumma e Nalini era anche un tridente molto forte. E questo sto dicendo, quindi poi io dico sempre una cosa. Poi bisogna, ci sono anche delle annate, ecco, mi ricordo Baroni malissimo a Novara, venne a Benevento, ha vinto il campionato, a Frosinone poverino è stato chiamato, si assume le responsabilità e sta facendo male, ho letto che addirittura sei proprio tu spera che non venga a Salerno perché non è questo grande fenomeno, voglio dire, assolutamente qua mi tengo rinunci, però ripeto, io credo che sono annate. Soprattutto se me lo consenti, dice... Baroni, per la sua scortesia nell'intervista, consentimelo di dire, perché consentimelo di dire, perché più di qualche volta nelle interviste che a lui ha rilasciato è abbastanza nervoso, abbastanza contratto ogni volta che parla. Beh, io ti ho avuto a Benevento, ho avuto quell'anno a Benevento, l'ho seguito, è stato fortunato perché ha trovato giocatori come Ceravolo che gli hanno risolto le partite, giocatori come poi Falco, Lopez, Falco, anche Lucioni che comunque fece la differenza per la Serie B, del Pinto, Puskas, quindi Viola, quindi cioè, aveva anche la squadra. Il Benevento pescò il Jolly nel perfetto, però io credo che questo allenatore a Novara fece malissimo, mi ricordo Baroni, ha fatto bene solo quella a Benevento, poi scusatemi un attimo, insieme dopo è vero che aveva sotto contratto con il Benevento, però non ha mai più allenato al di là del ha fatto bene solo a Benevento. Divagazioni dopo aver sentito alcuni calciatori, abbiamo sentito Pucino, abbiamo sentito l'ex Pasa, voglio ritornare un attimino al discorso del campionato, siamo proprio tutti quanti d'accordo che altri tre punti salvano la Salernitana? Maurizio, tu che sei stato sempre pessimista da qualche domenica. Allora, diciamo che con la vittoria del Cittadella abbiamo messo un piede e mezzo in Serie B. Immagina se tu perdevi un Cittadella, sarebbe meno di adesso. Chiaro, anche perché, a Brescia ve la vedo veramente dura. Mi sa che... No, dopo ti facciamo parlare su Brescia, anche perché Donnarumma non segna da tante settimane. Ne ha fatti tre a Salerno, E quindi facciamo tutti 12 congiuri, speriamo che non ci svegli. Deve per forza svegliarsi con la Salernitana, darsi che ci grazie. Quindi... Ma l'ha detto anche Luca che Brescia senza Donnarumma è poco, quindi... Ha segnato a Livorno al 94esimo, ragazzi, sta trovando difficoltà questa squadra. L'ha detto anche il mister, speriamo che si svegli, quello è il concetto. E tu non hai avuto questo, è un momento particolare, chiaro. Salerno, gli attaccanti, quello è il concetto, perché se avessi avuto Giuri, ecco, Giallo avesse fatto 24 gol come aveva detto, 24 no, ma bastava 15 gol, bastavano 14, 15 gol, ha detto lui, no, lo disse lui, disse io ho fatto 14 gol a Cesena, spero di arrivare a 25 e portare la Salernitana in Serie A, perché con 25 gol si va in Serie A. Questo è mancata la Salernitana. Poi adesso vogliamo crocifiggere Gregucci, Micai. Guarda Luca, non si fa crocifiggere nessuno. Un messaggio a Micai. Micai, tu sei un buon portiere, però più calmo, più tranquillo. È troppo agitato. Un portiere che trasmette non serenità, perché il portiere è il perno fondamentale della difesa. Della difesa. Quando non la difesa non si sente sicura, ok? Degli errori. No. Scusami, invece il portiere, quando non hai un portiere che ti fa stare tranquillo, la difesa non è tranquilla. Quello è il concetto. E quindi può commettere gli errori perché sente l'ansia, sente la pressione, sente il nervosismo del portiere. Sì, quindi io credo che questo deve lavorare su questo, perché è un buon portiere, l'ha dimostrato, però deve stare calmo. Ragazzi, brutte notizie, sono le ore 20:30. No! Brutte notizie. Sì. Il lato positivo di Micai. La nostra è una trasmissione che vola comunque. È vero. Editore, due ore possiamo. Il lato positivo di Micai, che fa tutto questo perché ci tiene alla maglia. Però devo dire la verità, quell'ammonizione che ha preso col Cittadella era da schiaffi, proprio perché
Si è visto schiaffi metaforici, perché altrimenti no, no, per carità, ma hai già scatenato comunicati stampa, no, 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 metaforici, è chiaro, cioè, ci mancherebbe di andare lì vicino di per prendere la schiaffi su, anche perché mi sa che buscammo tutti e due comunicati. Maurizio, no, no, dicevo hai la domanda sui tre punti, se servono ancora tre punti alla Serena. Sì, volevo terminare un altro discorso di Mikai, perché a un certo punto l'errore di Mikai, il fatto che sia nervoso, lo dimostra la protesta nei confronti dell'arbitro, è stata grave, perché l'arbitro ha ritenuto solo di ammonirlo, ma un arbitro più permaloso, alla Farina, per renderci alla buonanima di Farina, lo avrebbe espulso. Perché? Cosa è successo? L'arbitro è andato lì e lo stava richiamando per il suo, perché quello che stava facendo. Sì, sì. Siccome la Serena stava perdendo, lui ha stoppato l'arbitro mentre parlava e ha detto: vai via che devo battere, non mi fa perdere tempo. Ha fatto cenno con la mano, vai via che non devo battere. Mentre l'arbitro sta parlando, che lo sta richiamando. Certo. Un arbitro permaloso avrebbe scattato il rosso. Certo. Sì, ma poi la cosa più grave è che tu sai che vai in diffida. Oltretutto è andato in video. È l'unico calciatore di Serie B che ha giocato tutte le partite, va a finire per colpa della squalifica. Alla Ventura fine... Oddo. Gigi Pallotto ci propone Ventura Oddo come allenatore, che dici? Non li conosco. Io li conosco, Oddo lo... Oddo lasciamo perdere, per piacere. Ha fatto male a Crotone, dove è andato? A Crotone è stato... Ma state parlando di Oddo figlio, naturalmente. Oddo figlio, sì, sì. Vabbè, pensione. Vabbè, Ventura, pensate che volevate... Pensione prima, Ventura, scusami, prendere Ventura dopo... E che ci portiamo alla nazionale qui? No, viene prima il secondo di Maggini, poi viene Ventura. No, ragazzi, vuole natura. Ci vuole portare Maggini, allora. Ragazzi, non andiamo sul nome. I nomi non servono nel calcio, quello è il concetto. I nomi nel calcio, noi ci fissiamo con i nomi. L'Ajax se l'ha dimostrato. Ah, bravissimo. I nomi non servono nel calcio. Serve un allenatore che non si inventa niente, non fa scienza, lo scienziata domenica e gestisce il gruppo, quello è il concetto. L'allenatore non va in capo, hanno i giocatori. Sì, anche se, scusami se te lo dico, l'allenatore deve avere cognizione in quel momento della gara, deve saper fare le sostituzioni. Quando fa le sostituzioni, allora il concetto, io mi sono sempre ho ragionato su questo. Un allenatore che non sa fare i cambi significa che durante la settimana, quando fa gli allenamenti, non c'è nulla di suo. Perché io credo all'allenatore che sa il fatto suo e sa che c'è il suo sapere, no? Durante gli allenamenti, io credo che è bravo anche a fare i cambi, perché molti allenatori, sai cosa succede? Vanno a vedere, si scaricano su Facebook, su Google, trovano l'allenamento e lo fanno. Però in quell'allenamento che loro meccanicamente fanno, non c'è nulla di suo. Ecco perché molte volte vanno in difficoltà a fare i cambi. Guano su questo è bravissimo. È quello il concetto. Soprattutto deve leggere la partita. Perché poi le partite hanno versi diversi. Ma tu leggi la partita quando lavori... c'è il tuo lavoro, capito, durante la settimana. Non so se siete d'accordo su questo. Secondo me Pasqua Gaetano Ferraiuolo lo fa con Capuano. Vedo che ogni tanto sabato gioca, a Bisceglie si gioca. Ma sento spesso di dire Capuano, è tifoso. Non sono un grande estimatore, però lui è un salernitano, quindi è come un po'... Vedi che ti posso dire una cosa, con Capuano è un sanguigno, come con Capuano te lo può dire anche lui, io ci ho giocato a calcio. E quindi teoricamente ti dico subito, entravo sull'oratorio dei Salesiani, dove noi abbiamo giocato a calcio, c'era la BGS, polisportiva giovanile salesiana, lui era piccolo. Non si chiamava Don Bosco? Don Bosco, sì, ma era polisportiva giovanile salesiana, BGS. Più o meno il periodo. Io giocavo in porta, giocavo in Ezzolino Capuano, entravo proprio negli ultimi minuti perché era piccolo, e quindi automaticamente in mezzo ai grandi giocava anche Ezzolino Capuano. Comunque complimenti Capuano, anche perché io conosco tutta la famiglia, iniziando da Francesco, che è stato il mio difensore. Tu, se vedevi giocare il fratello, sicuramente avresti proprio detto è un calciatore che purtroppo non è uscito. Lui nel 2012, quando vincemmo il campionato di Serie D in G2, fu allenatore della Salernitana virtualmente per una notte. Poi la mattina dopo Mariotto presentò Calderisi a sorpresa, anche con Aliberti accadde la stessa cosa. Aliberti prese Capuano, Carmine Longo litigò con Capuano e portò Pioli, quindi è stato anche un po' sfortunato. Si hanno allenato Menichini, Perrone e Santera, una possibilità la meritava anche lui. Bravo. Sì, ma forse non abbiamo un allenatore bravo. Per certi versi è stato meglio così, perché per lui, perché un allenatore, un Capuano a Salerno non bruciava per sempre. Io penso che, anche se non è più giovanissimo Capuano, però penso che deve
lo vedrei più in tarda, no a 70 anni, ma a 60 anni forse un po' più maturo, più tranquillo, perché lui sul 3-5-2 è nudo. Perché Mazzone si è riuscito a tenerlo calmo all'invecchiaia, no? Maurizio, siamo in conclusione. Siamo in conclusione, i tifosi devono stare tranquilli. Ha tribato di nuovo la domanda. Ti dico, 3 punti servono per salvarci? 3 o 4 punti servono, quindi diciamo che... Insomma, 41-42. Ti avevo in parte risposto anche prima, perché con la vittoria di Cittadella, col Cittadella praticamente insomma siamo con piede e mezzo in Serie B, quindi significa che guardando un po' il calendario, basta vincere col Carpi, forse un pareggio qua e là e col Cosenza e siamo salvi. Quindi 41-42, siamo tutti quanti d'accordo che è lì la salvezza della Salernitana. Ma non credo 41 punti quest'anno, perché comunque essendoci una squadra in meno non mi sembra che i 41 punti più verso quando erano 22 squadre. Matematica potrebbe arrivare già nella partita col Foggia, perché c'è questo distacco superiore. Se a Foggia non perdi, sei salvo con due. Ecco, forse Foggia lì si va a decidere. Facciamo 15 e facciamo 53, potremmo fare l'ottavo posto, no? Vabbè, no, diciamo 5 partite. No, io dico, secondo me è deleterio fare l'ottavo posto, che ti vai a fare i playoff, ti vai a intossicare per una. Non è vero, perché acchiappi il Cittadella, poi gliene date 4. Quindi. Ritorniamo un attimino al campionato. Ritorniamo un attimino al campionato, perché lunedì si gioca Pasquetta. Mamma mia, Maurizio si è bisticciato con la moglie, perché dice: ma che Pasquetta si gioca. No, lui sta a casa, però. No, c'è lui, sta, dice, io lavoro, lui invece starà a casa a mangiare, con la Pasquetta, invece io sto fuori casa. Luca, mi dai... Non riesco manco a digerire, perché poi c'è la partita. Dove... Luca, mi dai l'assist, ma questo calcio, tante persone si lamentano, per i TV, televisioni, basta. Io sono, allora sono nostalgico, domenica alle 15, palla a centro, tutte A, B, C, D, F, G, tutti quanti alle 15, né antici né posti, io sarei per quello, perché noi giornalisti lavoreremo con più ordine. Dice ok, ma lo spezzatino è importante, perché uno può vedere come fai partite. A fare la TV non può organizzare la diretta prima. Ma la si tolga da mezzo, si fa sulla Rai, la mamma Rai e basta, oppure la Sky, e si compra ma è meglio così, la radiolina, no, è vero, no, erano belli 90 con Paolo Valenti che faceva 90 con Sandro Ciotti, ricordi? Con Sandro Ciotti, io sono nostalgico, voglio dire, sì, però davvero si sta arrivando davvero si gioca lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, cioè uno non ha più tempo, non ha più tempo di anche gli orari non si rispetto nemmeno, noi giochiamo a Pasquetta alle 18, bravo, non si rispetto nemmeno praticamente ancora dobbiamo dire era meglio 24. Se giocato il 24, se giocato il 31, cioè c'era il 30, non c'è più rispetto. Se vuole fare l'abbonamento non lo può fare, perché non sa bravo, il 30, il 31 a Pasqua, ma pure le trasferte che devi fare non puoi prenotare prima, perché non sai se ti mettono come anticipo, come posticipo, come giocavi giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì a casa, state riposo e si gioca. Dal punto di vista calcistico, dal punto di vista della soluzione finale del campionato, io penso che incida pure, perché ognuno si fa i calcoli, domani vado in campo, dobbiamo vincere, dobbiamo fare questo. Cioè questo qua diciamo che fa anche un poco i campionati, ma lo spezzatino ha sempre, c'è stato sempre il rovescio della medaglia. Qual è il rovescio della medaglia? Che tu chiaramente vivi, cioè ecco per esempio oggi ha giocato il giorno prima gioca la squadra che deve lotta per non retrocedere, al limite si fa i calcoli, il giorno dopo gioca un'altra squadra però ha già il risultato, cioè voglio dire, secondo me soprattutto le ultime 7-8 partite ci dovrebbe essere la contemporaneità, quello è il concetto, non più ma le ultime due mi sembrano, o due o tre partite, ultime due o tre partite, cioè voglio dire, non va bene, non, brutto, si falsa il campionato e sa già il risultato dell'altra, anche se ripeto, quest'anno io spero di avere settimana prossima Balati, il presidente della Lega, tra l'altro è l'unica, la cosa bella, così facciamo contento anche Ferraiol, è il VAR il prossimo anno già dagli Sparigi, se non vede l'altro, sarà già messo quest'anno. Playoff e playout, sì. E poi anche il prossimo anno tutte le partite avremo il VAR, quindi se non è un passo in avanti, passi in avanti anche delle liste, gioca il meritevole, gioca la persona che ecco in Serie C chi ha, perché non è possibile che il 90 era già considerato vecchietto perché deve giocare l'under, perché porta i soldi. Mamma secondo mia, me anche il VAR centralizzato a Coverciano è una buona idea, bravo, anche quello, sì, vabbè, ci stiamo speciali, perché ripeto, anche l'arbitro lì per esempio fanno gli errori, non vanno a vedere, cioè io credo che l'arbitro deve essere un po' più umile quando sa di non essere, perché chiaramente io penso che il VAR andare a vedere il televisore
è una sconfitta da parte dell'arbitro, perché comunque è un errore, parliamoci chiaro, il fatto ma che infatti se tu ci pensi, quando c'è una situazione dubbia, l'arbitro tende sempre a favorire la sua decisione. Bravo, per evitare la brutta figura. Bravo. A parte Abisso, che in quel famoso Fiorentina-Inter si è abissato, guarda, e a parte l'arbitro di ieri sera, si è visto sono d'accordo con lui, non c'era il fallo di mano, secondo me non era, perché l'arbitro l'ha presa col fiato, nemmeno noi siamo riusciti a vederlo così l'arbitro come ha visto noi, abbiamo visto noi da, cioè io fossi stato l'arbitro avrei convalidato sia in campo e avrei convalidato anche al VAR. Se era il Benevento l'avrebbero convalidato sicuramente. E allora, siamo un'ora e 10 minuti di trasmissione, deve andare in onda il notiziario, ultimo giro, Brescia-Salernitana, stavolta voglio il pronostico, tanto anche se non è giusto, Maurizio ci dice che il campionato è fatto. Ti posso raccontare questa piccola aneddota e chiudiamo, io sui risultati a volte non so, ci prendo, per esempio 2-1 dell'Ajax, il 3-1 della Cavese a Viterbo ieri, il recupero, io sono fiducioso. 1-2. 1-2, Maurizio. Doppietta di Pasa. Non lo so chi sei. 1-2 come tanti anni fa. 1-2. 1-2. Sì, 1-2 mi stuzzica con una doppietta di Djuric. Dai, sempre Djuric, esageriamo. Però facciamo così. Un gol Djuric e un gol giallo. Se lo fa giocare. Gaetano? Allora io dico, mi accontento anche di un 1-1, basta che non segna Donnarumma, se no ricominciamo. Se posso dire una cosa a volo, che voglio salutare Angelo Ferraro e Alfonso Pirro che ci seguono, e il sabato 27 aprile iniziamo con i salotti letterari del Bello dello Sport, ci associamo anche noi, e una bella iniziativa al bar Macondo, via Lungomare Trieste. Volevo salutare insomma anche Corrado, che oggi festeggia il compleanno, quindi la nostra auguri a Corrado, ci associamo e poi un saluto alla famiglia di Mario Landi, che è quel tifoso di 17 certo. anni che purtroppo è scomparso. Quelle cose più brutte. E allora concludiamo qui tutto Granata, siamo andati, abbiamo sfiorato di 11 minuti sul nostro rollino di marcia. Tutto Granata andrà giovedì prossimo sempre alle ore 19, questa sera alle ore 19:30, perché abbiamo rispettato gli impegni di Luca Esposito. Vi ricordo che questa è una trasmissione con tuttosalernitana.com e Granata 100, vi diamo appuntamento giovedì prossimo, ringraziando tutti voi per il gentile ascolto, per la vostra partecipazione. Speriamo che stasera andiamo tutti quanti a casa con una Pasqua diversa. Diamo gli auguri Luca. Auguri a tutti i nostri ascoltatori, chiaramente buona Pasqua, sperando che il giorno di Pasquetta sia davvero un bel giorno. Maurizio. Auguri a tutti, veramente. Gaetano. Auguri a tutti e forza Salernitana. Auguri a tutti e forza Salernitana. In linea che ritorna allo studio centrale di Radio MPA. Ci sentiremo giovedì prossimo, vi ricordo, orario ore 19. Linea allo studio. Buonasera.